In questo caso un sindaco che è leghista e quindi è profondamente contrario, diciamo, a un certo tipo di accoglienza e ha deciso che qualora qualcuno dei suoi concittadini ospitasse dei profughi, lui gli aumenterà la TASI e l'IMU. Questo avviene a Bondeno, in provincia di Ferrara. Vediamo. Perché invece di accogliere gli emigranti, prima accolga i terremotati che ne hanno bisogno. Dopo, se ce n'è, possono accogliere chi vogliono. Non c'è un problema in immigrazione, nel senso che gli immigrati non danno dei grossi problemi qua a Bondeno. Li manderei un pochino a casa loro. Dobbiamo insegnargli a lavorare e a stare a casa loro. Siamo a Bondeno, 14.000 abitanti, in provincia di Ferrara. Qui la comunità si è spaccata dopo che il sindaco leghista ha lanciato la sua ultima provocazione, aumentare IMU e TASI a chi ospita immigrati e utilizzare i soldi incassati per i terremotati. I richiedenti protezione internazionale qui non sono graditi. Per i terremotati i soldi arrivano con il contagocce, invece per i migranti si cerca di sistemare tutto in una settimana e i soldi ci sono sempre. Fuori dalle proprie case oggi a Bondeno ci sono circa 700 persone. Nel caso accadesse che sul territorio qualcuno desse in comodato d'uso delle cooperative sociali che gestiscono i migranti la propria casa sfitta, abbiamo deciso di aumentare l'IMU, la TASI, quindi la tassazione locale più in generale, al massimo. Lo sposteremo dal 9,6 per mille all'aliquota massima che è il 10,6 per mille.